Buongiorno, grazie dell'invito, grazie soprattutto dei complimenti, sono già ingrassato tutti oggi, mi andate bene in genere. Mi aspetto pomodori marci e mele, ma invece è andata, da questo punto di vista è già andata bene. Grazie. Allora, io nel poco tempo che la giornata molto densa mi lascia, cercherò di darvi conto, quindi in maniera molto rapida e sintetica, di quelle che sono le più significative novità nella formulazione della disciplina regionale in materia di requisiti minimi di prestazione energetica e di certificazione energetica di edifici. Voi sapete che fin dal 2009, veniva ricordato prima, dal 2008 addirittura la Regione Emilia-Romagna si è dotata di un proprio quadro normativo in materia, poi continuamente aggiornato e oggi, molto recentemente, diciamo così, completamente rinnovato in conseguenza del recepimento della direttiva 31 del 2010 e dell'allineamento della disciplina regionale a quelli che sono gli indirizzi nazionali, di cui poi, per quanto riguarda le metodologie di calcolo, Richetto Fasano vi parla delle neve, vi parlerà più specificatamente nel seguito. Questa diapositiva, che per voi tecnici è sicuramente ridondante, un po' banale, e volutamente banalizzata, mi serve semplicemente per evidenziare quali sono i tre macro obiettivi, diciamo così, della disciplina regionale in materia di efficienza energetica degli edifici, ovvero aumentare la quota di energia da fonte rinnovabile utilizzata per alimentare i sistemi tecnologici, controllare gli apporti gratuiti, limitando gli effetti negativi degli apporti estivi e massimizzando invece gli effetti benefici degli apporti invernali, e diminuire il fabbisogno di energia primaria aumentando l'efficienza del sistema edifici impianti. In buona sostanza, il bilancio energetico complessivo di tutta questa ambaradan si esprime con quel numerino che qui viene caratterizzato dalla sigla E, energia in ingresso, cioè la quantità di energia che è necessaria per far funzionare i sistemi edifici impianti, garantendo i livelli di comfort adeguati e previsti in fase di progettazione. Abbiamo parlato di energia primaria, molto spesso per deformazione concettuale o per abitudine confondiamo la sigla EP, Energy Performance, con la sigla, con invece l'acronimo di energia primaria, invece sono due cose diverse. Energia primaria che fino adesso siamo stati abituati a considerare solo in termini di energia da fonte fossile. In realtà la definizione completa, che mi preme sottolineare perché ha una certa importanza, considera l'energia primaria come tutta l'energia da fonte rinnovabile o non rinnovabile che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione. Quindi il fatto che l'energia in ingresso, l'energia primaria in ingresso necessaria, perché abbiamo visto prima, necessaria per far funzionare i sistemi edifici impianti, sia l'elemento di caratterizzazione della prestazione energetica di un edificio, prende in considerazione anche l'apporto di energia da fonte rinnovabile sotto tutti gli aspetti, quindi entra a pieno titolo nel calcolo ed entra fra gli elementi da tenere sotto controllo per garantire un efficace funzionamento del sistema. Come si trasforma l'energia utilizzata in energia primaria? Attraverso dei fattori di conversione che sono convenzionali, sono fattori di conversione che convenzionalmente vengono stabiliti per poter garantire l'uniformità di calcolo. La prima novità, vabbè, questo è un altro esempio di che cosa significa il fattore di conversione, può essere, anzi è sicuramente banale per voi, ma la stessa energia elettrica che viene utilizzata per alimentare un'utenza o un servizio energetico può avere un fattore di conversione di energia primaria pari a 1 se l'energia che viene utilizzata è prodotta dalla conversione fotovoltaica, ad esempio, quindi l'energia da fonte rinnovabile prodotta in loco, o se invece è energia prelevata dalla rete, ha un fattore di conversione molto diverso, pari a 2,42 attualmente, quindi per utilizzare, per produrre quel kilowattora di energia che viene effettivamente utilizzata dall'impianto, vanno impiegati 2,42 kilowattora di energia primaria, quindi
tenendo conto appunto di tutte le perdite di produzione, distribuzione, eccetera, eccetera. La novità più importante da questo punto di vista, quindi capite bene, è ovvio ed è banale, soprattutto per voi che siete dei tecnici, la comprensione dell'impatto che ha la determinazione convenzionale dei fattori di conversione nella caratterizzazione prestazionale di un sistema di fici impianti. Il fattore di conversione utilizzato gioca un ruolo fondamentale. Quindi la prima novità della nuova disciplina a livello nazionale, che ovviamente abbiamo recepito con la delibera di giunta regionale 967, riguarda appunto i fattori di conversione da utilizzare. Su fondo grigio vedete quelli in vigore fino al 30 settembre, riquadrati in rosso ci sono i fattori di conversione validi da utilizzare dal 1 ottobre in poi. Vedete che le differenze sono diverse, alcuni fattori di conversione prima non previsti sono stati convenzionalmente definiti, riguardano il teleriscaldamento e il telerraffrescamento. Questi valori possono essere modificati nel caso che il gestore dell'impianto di teleriscaldamento attesti un fattore di conversione diverso. Vedete che sono cambiati anche i fattori di conversione dell'energia da fonte fossile tradizionale, quindi il gas naturale piuttosto che il GPL, che sono stati gravati di una quota, ancorché piccola, però di una quota di perdita di sistema. Un kilowattora di gas metano non pesa più, non è più uguale a un kilowattora di energia primaria, ma è uguale a 1,05, quindi c'è un aumento, diciamo così, una penalizzazione di questo vettore, di questa fonte energetica, proprio perché è stata tenuta in considerazione una perdita di sistema. La parte più significativa, anche dal punto di vista concettuale, riguarda invece l'energia elettrica da rete. Vedete che prima il fattore di conversione era 2,174 to core ed era tutto l'energia elettrica tutta convertita in fonte fossile, energia primaria fossile, con il peso che questo aveva nella determinazione della prestazione energetica dell'edificio. Oggi il fattore di conversione che abbiamo visto prima è 2,42, però dentro quel 2,42 c'è uno 0,47 riconosciuto come energia da fonte rinnovabile. Quindi l'energia elettrica pesa in termini di energia primaria fossile solo con 1,95, e quindi da questo punto di vista diciamo che l'utilizzo dell'energia elettrica è un pochino agevolato in termini di caratterizzazione prestazionale per quanto riguarda l'utilizzo di energia da fonte fossile. Questa è anche una piccola finestra dal punto di vista dell'approccio metodologico, una finestrina, però significativa. Recentemente la Commissione europea ha reso disponibile un questionario di valutazione degli effetti del recepimento della direttiva 31/2010. Fa abbastanza ridere che noi abbiamo compilato il questionario portando la nostra posizione come Regione Emilia-Romagna a fronte di una direttiva, di una disciplina che stiamo appena iniziando ad applicare. Però citavo questo aspetto solo perché uno degli elementi che il questionario pone in evidenza, uno dei problemi, degli elementi di riflessione che pone in evidenza, è appunto il fatto che determinati problemi di carattere energetico trovino una miglior soluzione a una scala diversa da quella del fabbricato. Mi spiego meglio. Oggi tutta la disciplina, compresa quella relativa alla produzione di energia e all'utilizzo di energia da fonte rinnovabile, svolge il suo ruolo all'interno del confine del fabbricato. La riflessione che la Commissione europea comincia a fare, e il primo effetto, se volete, è già stato anticipato con questi fattori di conversione, ma siamo certi che tutti i problemi di carattere energetico trovino a quella scala una risposta adeguata, o forse esistono scale diverse per le quali il problema può trovare una soluzione migliore? Punto interrogativo. L'esempio più immediato che porta alla vostra riflessione è: oggi abbiamo una disciplina anche regionale che vi obbliga a produrre energia da fonte rinnovabile in situ, a copertura di una quota significativa del fabbisogno energetico dell'edificio. Che senso ha questo approccio metodologico in un contesto di, oggi ha senso, per l'amore non sto discutendo,
ma in proiezione che senso può avere un dispositivo di questo tipo a fronte della disponibilità di energia da rete totalmente prodotta da fonte rinnovabile? Nessuno. Se la rete sta rendendo disponibile energia da fonte rinnovabile, il mio obiettivo di coprire il fabbisogno degli impianti attraverso fonte rinnovabile è già soddisfatto dall'allacciamento alla rete e non trova più giustificazione la scala dell'edificio per trovare soluzione a questo problema. Quindi questa è una piccola finestra su cui Regione Emilia-Romagna aveva già iniziato a ragionare da tempo. Una delle cose che forse vi è sfuggita e che è una peculiarità della normativa emiliano-romagnola è appunto la possibilità di soddisfare l'esigenza e gli obblighi di produzione di energia da fonte rinnovabile in situ non necessariamente all'interno del confine dell'edificio, ma sono possibili soluzioni alternative a livello di pluralità di edifici, di distretto, eccetera, ovviamente quando il comune, l'ente locale che governa la situazione, trova soluzioni adeguate. Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento, perdo poco tempo, lo conoscete bene perché ve lo ripropongo ormai tutti gli anni, voglio solo rammentarvi che l'elemento più significativo è tutti considerato il piano d'azione 2020-2020 e qui lo cito soprattutto perché questo piano d'azione del marzo del 2007 rappresenta un discrimine temporale molto significativo. Oggi gli obiettivi che erano stati posti, che sono posti giuridicamente al 2020, sono già stati politicamente messi in discussione e appunto dal punto di vista politico sono già stati traguardati i medesimi obiettivi per il 2030, dove si prevede una riduzione, un raddoppio del target per quanto riguarda la riduzione delle emissioni climalteranti in atmosfera, quindi il 40% entro il 2030 per singolo Stato membro, mentre per quanto riguarda l'utilizzo di fonti rinnovabili l'obiettivo viene innalzato dal 20% al 27%, ma con un'ottica diversa, quindi non per singolo Stato membro ma nell'ambito territoriale dell'Unione Europea. Ultimo obiettivo ancora non vincolante, quindi non associato ad azioni sanzionatorie, è l'incremento del 20% dell'efficienza energetica che viene traguardato al 2030 con un target del 27%. Lì il proprio PDF è un po' falloso dal punto di vista. Nella colonna di sinistra vedreste, se non ci fosse quella macchia blu che dovrebbe essere trasparente, quelle che erano le direttive comunitarie in materia energetica, di nostro interesse diciamo così, in vigore prima del 2007, fra cui c'era anche la 91 del 2002, cioè la direttiva che tutti conoscete su cui è stato costruito il sistema di certificazione energetica, il sistema di vincolo per quanto riguarda i requisiti di prestazione energetica agli edifici soggetti a interventi edilizi. Il discrimine temporale rappresentato dal piano d'azione 2020-2020 è stato anche un discrimine giuridico, nel senso che da quel punto in poi si è reso necessario rivedere l'intera disciplina comunitaria in materia per allinearne gli obiettivi e le strumentazioni metodologiche ai nuovi obiettivi posti dal piano d'azione. Quindi oggi abbiamo di fronte, in termini di necessario rispetto, la direttiva 28 del 2009 per quanto riguarda la promozione di energia da fonti rinnovabili. Se vedeste quella del 2003, la 77 del 2003, notereste che c'è una piccola differenza, c'è una parola di differenza. Mentre la vecchia direttiva riguardava la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la nuova direttiva riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili. Quindi il grosso sforzo che viene fatto dal punto di vista normativo è anche quello di affrontare il tema dell'energia termica da fonte rinnovabile. La direttiva 31 del 2010 sulla prestazione energetica degli edifici, la direttiva 27 del 2012 per quanto riguarda l'efficienza energetica. Tutte queste direttive hanno trovato applicazioni in ambito nazionale attraverso provvedimenti di recepimento che sono indicati nella colonna di mezzo, il decreto legislativo 28, il decreto legislativo 192 per quanto riguarda gli edifici, il decreto legislativo 102 per quanto riguarda l'efficienza energetica. Ciascuno di questi provvedimenti si porta poi dietro i propri provvedimenti attuativi e la situazione finale che vedete rappresentata è non semplicissima. Quello che la Regione ha fatto a partire dal 2009 e sulla base giuridica
costituita la legge regionale 26 del 2004 è stata quella di fornire a tutti gli operatori del settore un provvedimento unico e univoco di riferimento per tutte le attività, cioè in buona sostanza, poi necessariamente con la delibera dell'Assemblea Direttiva 156 del 2008, necessariamente poi adeguata nel tempo a quelle che erano le evoluzioni della normativa sovraordinata. In buona sostanza, questa operazione di assiemaggio delle diverse disposizioni contenute a diverso titolo e in diversa misura nei provvedimenti via via messi a disposizione a livello comunitario e nazionale hanno sempre trovato in Regione Emilia-Romagna una corrispondenza univoca con, credo di poter dire, una semplificazione concettuale e metodologica non irrilevante per gli operatori del settore, tanto per i progettisti quanto per i certificati. Oggi, conseguenza del recepimento che Regione Emilia-Romagna ha attuato con la legge regionale 7 del 2014 della direttiva 31 del 2010, come dicevo prima, sono stati messi a punto nuove disposizioni che hanno superato la 156 del 2008, che sta perdendo progressivamente la sua valenza giuridica. Nel luglio di quest'anno è stata adottata dalla giunta regionale la delibera 967 che riporta l'atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti minimi di prestazione energetica e edifici. In settembre è stata adottata la delibera 1275 sul sistema di certificazione energetica di edifici. Siamo in procinto di adottare anche il regolamento per quanto riguarda l'esercizio e il controllo degli impianti termici, con provvedimento con il quale si concluderà la terna, diciamo così, di provvedimenti regolamentari di carattere regionale. Attenzione, perché sono radicalmente mutate le categorie di intervento per le quali è previsto l'obbligo di rispettare determinati requisiti di prestazione energetica. Le vecchie categorie regolate erano nuova costruzione, ristrutturazione importante con soglie superiori ai 1000 metri quadri, eccetera. Quelle sono sparite, i 1000 metri quadri non ci sono più. Oggi parliamo di interventi che sono assoggettati all'obbligo di rispettare determinati requisiti di prestazione energetica, interventi di nuova costruzione, interventi di ristrutturazione importante, interventi di riqualificazione energetica. Attenzione alla definizione di ristrutturazione importante, perché il decreto legislativo che è stato modificato in conseguenza del recepimento della direttiva 31 ha introdotto una definizione puntuale, dettagliata ed estremamente significativa di questa tipologia di intervento. Si intendono tali interventi in qualunque modo denominati, e qui è chiaro l'intento del legislatore di scindere gli aspetti di obbligo del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica dalle procedure tecnico-amministrative attraverso cui vengono gestiti, diciamo così, concessi i titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi stessi. Quindi in qualunque modo questi interventi siano denominati, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo, Francesco, Giuseppe, Pinco Pallino, chiamateli come vi pare, ma tutte le volte che questi interventi coinvolgono oltre il 25% della superficie dell'intero edificio, parliamo di interventi di ristrutturazione importante che devono necessariamente essere coerenti, conformi, devono obbligatoriamente rispettare determinati requisiti di prestazione energetica. Addirittura il decreto legislativo, con un'operazione abbastanza inconsueta per quel rango normativo, fa degli esempi e dice, ad esempio, titolo esemplificativo ma non solo, ma volutamente cita questi esempi, quando parliamo di rifacimento di pareti esterne, rifacimento di intonaci esterni, rifacimento del tetto, dell'impermeabilizzazione delle coperture, quando questi interventi coinvolgono più del 25% della superficie complessiva del rimbocco, siamo in presenza di una ristrutturazione importante. Quindi questi interventi non possono essere attuati liberamente, possono essere attuati liberamente, ma nel rispetto di determinati requisiti di prestazione energetica che devono essere considerati, progettati e realizzati. Ora, questa definizione, dal punto di vista operativo, questa definizione di ristrutturazione importante pone qualche problema non irrilevante, cioè che tipo di requisiti applicare in funzione delle diverse categorie di intervento, perché se parlassimo solo di ristrutturazione importante tout court
non si sa se applicare i requisiti di carattere globale, quindi l'indice di prestazione energetica dentro l'edificio, o requisiti di carattere puntuale, ad esempio controllo delle trasmittenze. Per questo si è scelto a livello nazionale, nel decreto di cui poi l'architetto Fasano vi parlerà diffusamente, di introdurre una suddivisione, una stratificazione di questi interventi, indicando ristrutturazione, definendo ristrutturazioni importanti di primo livello, quelle che coinvolgono oltre il 50% dell'involucro, quindi una soglia più alta rispetto al minimo previsto dalla direttiva, e anche gli impianti tecnologici, quindi ristrutturazioni globali dell'edificio, diciamo così, dove viene interessato sia l'involucro che viene interessato il sistema edifici impianti. Allora, in quel caso siamo nel campo delle ristrutturazioni importanti di secondo livello. Ristrutturazioni importanti di secondo livello sono gli interventi che invece interessano l'involucro edilizio a partire dal 25%, con una quota a partire dal 25% della superficie complessiva, e possono meno interessare un impianto di climatizzazione estiva, quindi vanno fino al 100% se non interessano anche gli impianti. Se interessano un impianto arrivano fino al 50% della superficie complessiva, dopodiché scatta la ristrutturazione importante di primo livello. Che tipo di requisiti vanno applicati? Per le ristrutturazioni importanti di primo livello vanno applicati gli stessi requisiti delle nuove costruzioni, e questo è l'elemento di discussione. Quindi quando siamo in presenza di una ristrutturazione importante di primo livello vanno applicati i requisiti previsti per gli edifici di nuova costruzione, ovvero il controllo dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio espresso in energia primaria totale rinnovabile e non rinnovabile. Questa è la prima novità significativa. Prima si controllava solo l'energia non rinnovabile, oggi si tiene in considerazione il limite di fabbisogno energetico complessivo in energia primaria totale, quindi rinnovabile e non rinnovabile. È chiaro? L'obiettivo del legislatore è di coinvolgere maggiormente il comportamento dell'involucro. Cosa succedeva prima, e i tecnici bene lo sanno, nel caso di apporto di energia da fonte rinnovabile molto significativo, se erano nelle condizioni di poter sfruttare in modo massiccio una fonte energetica rinnovabile, il bioinvolucro poteva anche essere un colabrodo. Perché? Perché il limite di prestazione energetica era calcolato solo in base all'energia da fonte non rinnovabile, che era resa necessaria. Oggi questo non è più possibile, perché il limite è determinato sulla base di un EPI calcolato per espresso in energia primaria totale. In più, la norma prevede che venga rispettato anche un limite che riguarda la prestazione termica utile per il riscaldamento, cioè il comportamento del solo involucro, che trova quindi un'ulteriore valorizzazione. Non possiamo più permetterci di costruire degli involucri che sprechino energia, sia essa di fonte rinnovabile o fonte non rinnovabile, quindi una maggiore attenzione verso l'involucro, e l'obbligo di rispettare i livelli minimi di rendimento medio globale stagionale degli impianti. Poi quando con l'architetto Fasano parlerete del metodo e parlerete dei valori, vi accorgerete che qui c'è un po' l'escamotage complessivo, nel senso che la norma spinge molto l'acceleratore, diciamo così, sull'involucro, chiedendo performance molto significative dell'involucro stesso, l'adozione di trasmittenze termiche molto significative per l'edificio di riferimento, che costituisce il sistema di calcoli, il nuovo sistema di calcoli di cui parlerete dopo diffusamente, mentre molto più lasca per quanto riguarda gli impianti, per i quali sono previsti dei rendimenti tutto sommato abbastanza bassi. Quindi è qui che viene lasciato al progettista la possibilità di giocare fra comportamento dell'involucro e comportamento degli impianti per trovare l'equilibrio più opportuno. Per quanto riguarda invece le ristrutturazioni importanti di secondo livello, quelle che riguardano solo l'involucro edilizio oppure fino al 50% dell'involucro edilizio e anche un impianto, vanno controllate puntualmente le caratteristiche termofisiche dei componenti dell'involucro, quindi le trasmittenze termiche unitarie, delle parti dell'involucro, delle porzioni che sono oggetto di intervento, le prestazioni e il rendimento degli impianti oggetto di intervento, viene aggiunto rispetto al passato, quindi i criteri che già conosciamo, viene aggiunto, abbiamo rispolverato il vecchio H'T, cioè
il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione della parete oggetto di intervento, quindi rispetto puntuale del trasmittente per la parte oggetto di intervento, rispetto del coefficiente globale di scambio termico per l'intera parete dentro cui è eventualmente quell'intervento. Uguale sono le riqualificazioni energetiche, cioè tutti gli interventi che non sono catalogabili su edifici esistenti come interventi di ristrutturazione importanti, dove invece siamo on-site, insomma, come si faceva prima, si controllano le trasmittanze termiche degli elementi oggetto di intervento e le prestazioni e il rendimento degli impianti sempre oggetto di intervento. Cosa rimane fuori? Pochissima roba. Sono pochissimi gli interventi per i quali non è obbligatorio il rispetto di determinati requisiti di prestazione energetica. Sono esclusi, esenti dall'applicazione dei requisiti minimi, gli interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, ininfluenti dal punto di vista termico, quali ad esempio la tinteggiatura, quindi quando l'intervento proprio non modifica per neanche nello strato più infinitesimo, ma la tinteggiatura dice, vabbè, potete fare quel che vi pare, o il rifacimento di porzioni di intonaco che interessano una superficie inferiore al 10% della superficie esistente complessiva dell'involucro edilizio, nonché ovviamente gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti, fatte salve alcune specifiche che riguardano i generatori, la sostituzione dei generatori, eccetera. Quindi veramente molto poco rimane fuori. Novità estremamente significativa e da approfondire in maniera puntuale, cosa che farete dopo, lo cito molto frequentemente, mi perdonerà Gaetano, ma gli addosso tutta questa responsabilità, con l'architetto Fasano, la nuova disciplina prevede un approccio metodologico alla valutazione, alla determinazione del limite da rispettare, totalmente diverso dal passato. Prima noi avevamo dei limiti per quanto riguarda l'indice di prestazione energetica per i nuovi edifici e interventi assimilabili, dei limiti tabellari definiti, vi ricordate la famosa tabellina dove i valori limite erano stabiliti in base al rapporto S su U, superficie isolante in relazione al volume climatizzato e ai gradi giorno, poi per interpolazione lineare si andava a trovare il valore di riferimento. Oggi non è più così, quindi è cancellata tutta questa partita. L'architetto Fasano mi spiegherà che oggi si ragiona sulla base di un edificio di riferimento, cioè un edificio esattamente identico in termini geometrici, di collocazione geografica, eccetera, eccetera, ma con caratteristiche termofisiche dell'involucro e di rendimento degli impianti prestabilite, quindi un edificio campione di cui occorre calcolare la prestazione energetica, e quello costituisce il limite per l'edificio che si sta progettando. Quindi Regione Emilia Romagna dal 2017 per appunto edifici pubblici, poi dal 2019 i nuovi edifici dovranno avere queste caratteristiche che sono poi stabilite nello specifico dalla norma di cui non vi sto parlare, anche perché per quanto mi riguarda, con l'ottica del normatore, del regolamentatore regionale, questa roba qui serve a noi per fare i convegni, ma dal punto di vista dell'impatto complessivo sul bilancio energetico regionale ha un effetto praticamente ininfluente, nel senso che ormai i nuovi edifici se ne costruiscono talmente pochi rispetto al patrimonio esistente, che io potrei anche chiedere che i nuovi edifici producono il doppio di energia rispetto a quello che consumano, ma l'effetto complessivo sul bilancio energetico è di poche decine, di poche decimali di punto percentuale, quindi praticamente irrisorio. Attenzione, vi ho detto prima che gli interventi che sono oggetto di obbligo di rispetto dei requisiti minimi sono molti, e molti di questi sono, come dire, non sono governati attraverso procedure tecnico-amministrative di rilascio di formazioni e titoli abilitativi. Quindi non necessariamente occorre rispettare i requisiti solo per gli interventi per cui bisogna presentare una relativa richiesta o una formazione di DIA o di SCIA, quindi di titolo abilitativo. La relazione tecnica di progetto va fatta tutte le volte che deve essere soddisfatto un requisito, perché un cappotto deve essere progettato, quindi i tecnici entrano di diritto e di necessità anche degli interventi di edilizia libera, tra virgolette, quindi tutte le volte che
è necessaria la formazione, la richiesta di un titolo abilitativo, la relazione tecnica di progetto attestante a rispondere alle prescrizioni va presentata in comune. Quando questo non è necessario, la relazione tecnica va fatta e deve essere conservata dal proprietario, quindi deve comunque esserci una documentazione tecnica che attesta che sono stati rispettati i requisiti. Adesso io vado molto rapido perché troverete poi nelle depositarie tutto quello che eventuali approfondimenti vogliate effettuare. Attenzione ai tecnici nell'approccio metodologico progettuale per individuare la soluzione ottimale per quanto riguarda la configurazione tecnologica del sistema edifici impianti per gli edifici di nuova costruzione o edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello, cioè quando entrano in ballo anche gli impianti, occorre sempre e comunque valutare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento, per l'utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza, quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e telerafrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. Questo significa che la relazione si apre con questa valutazione. Cioè la relazione tecnica mi deve dire, nei casi previsti dalla norma, nuova costruzione e ristrutturazione importante di primo livello, ho preso in considerazione l'utilizzo di questi sistemi e li ho esclusi perché. Quindi devo attestare di averli presi in considerazione e nel caso di aver fatto scelte diverse devo giustificarle adeguatamente. Vado molto rapido sulla parte che riguarda più il rapporto col comune, ripeto tutto l'articolo 8 della delibera di giunta regionale che riguarda la documentazione tecnica e la formazione dei titoli abilitativi. Sanzioni. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica compilata senza il rispetto degli schemi di modalità stabilite punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro, qui è il comune che effettua il controllo perché è il comune che è depositario di questa documentazione quando viene richiesto un titolo abilitativo o è titolare del controllo sul territorio nel caso che la relazione tecnica sia conservata dal proprietario perché è non necessaria per la formazione del titolo abilitativo, quindi la relazione tecnica rilasciata dal professionista deve sempre essere compilata nel rispetto delle prescrizioni normative. La delibera di giunta regionale si porta dietro a un formato di riferimento della relazione tecnica che serve, diciamo così, per sistematizzare le modalità di compilazione. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere attestate di qualificazione energetica nei casi previsti prima del rilascio del certificato di agibilità è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Anche in questo caso il titolare del controllo e della irrogazione dell'eventuale sanzione è il comune. Lascio alle esigenze di approfondimento il materiale che vi sto presentando e ovviamente vi ricordo che comunque attraverso AES con cui abbiamo un rapporto privilegiato o attraverso comunque i canali di contatto diretto con le regioni, con la regione, nei limiti del possibile perché le risorse anche umane non sono infinite, generalmente rispondiamo a tutte le esigenze di approfondimento formulate attraverso mail o attraverso gli appositi canali che trovate lì indicati. Molto rapidamente novità per quanto riguarda la certificazione energetica. La delibera di giunta regionale 1275 riporta la nuova disciplina in materia di certificazione energetica che modifica in alcuni punti radicalmente, in altri punti limitatamente, in altri punti per niente, la disciplina previgente. Viene ratificata la funzione e l'attività dell'organismo regionale di accreditamento di cui mi tocca essere il responsabile, quindi del soggetto organizzativo le cui funzioni sono poste in capo a Herbert, società in auto della Regione Emilia Romagna, cui appartengo, che svolge le funzioni di organismo di accreditamento incaricato di garantire il corretto funzionamento del sistema di certificazione energetica. Cambiano le procedure e le metodologie che i soggetti certificatori accreditati devono utilizzare
per la determinazione della prestazione energetica dell'edificio e per il rilascio dell'attestato di prestazione cambiano i metodi di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica e per la formulazione del sistema di classificazione, cambia radicalmente il contenuto dell'attestato di prestazione energetica, prima erano due pagine, adesso sono quattro, se va bene. Novità, la novità più significativa, e qui è scritto in rosso e la sottolineo, è la realizzazione di programmi annuali di verifica della conformità degli attestati di prestazione energetica emessi, anche ai fini dell'erogazione delle relative sanzioni nei casi previsti dalla legge. Quindi dal 1 gennaio del 2016, se tutto va bene e se non ci sono problemi di altra natura, l'organismo regionale di accreditamento dovrebbe iniziare un'attività che prima non era prevista dalla legge. Lo ricordo, perché in quasi tutti i dibattiti ci è sempre stato chiesto: ma perché non fate i controlli? Ma perché non fate i controlli? Ma perché non fate i controlli? Perché non era prevista la legge. Quindi non posso dire a controllare. Comunque sono controlli, scusami. I controlli, noi abbiamo fatto quattro campagne sperimentali di controllo, organizzate su base consensuale e volontaria, cioè assieme agli ordini dei collegi professionali, campagne sperimentali che ci sono servite per affinare le strumentazioni metodologiche che poi applicheremo, ma voi ricordate, se qualcuno di voi è un certificatore, che era possibilissimo da parte di ognuno dire no, no, io non voglio di essere controllato perché non c'ho tempo. Ha avuto un valore statistico comunque vostro di analisi. Certo, abbiamo fatto una prima blacklist. Sì, avete verificato questo, la distanza fra... dopo vedremo alcuni aspetti di questo punto di vista. Però questa attività viene istituzionalizzata, quindi abbiamo la base giuridica, la base giuridica necessaria per poter eseguire, anzi l'obbligo e la competenza in questo campo della regione per eseguire attività di controllo. Ma dal punto di vista concettuale quello che è importante è che i dati di base che sono stati utilizzati per il calcolo prima vi venivano chiesti solo in caso di controllo. Se qualcuno di voi è un soggetto certificatore che ha subito uno dei famosi controlli volontari, vi ricordate che vi veniva impedito di registrare attestato, vi venivano richiesti tutti i dati di calcolo o attraverso un file di interscambio o attraverso l'amministrazione di una ventina di maschere che vi compariva. Oggi questa attività è sistematica, tutte le volte che è registrato un attestato verranno importati anche tutti i dati di calcolo, proprio per garantirci la possibilità del primo livello di verifica, che è proprio sui dati di base utilizzati per fare il calcolo. Attenzione, l'altra novità significativa, attenzione, lo sottolineo tre volte, perché la disciplina regionale lo prevedeva già prima, ma adesso è ratificato anche a livello nazionale, i documenti che riportano i dati d'ingresso per l'effettuazione della procedura di calcolo, quali ad esempio relazioni di progetto, rilievi, risultati di diagnosi energetica, attestati, qualificazione energetica, costituiscono tutti gli effetti parte integrante dell'APE e devono essere conservati dal soggetto certificatore. Quindi un attestato di prestazione energetica oggi è composto da quattro fogli, le quattro pagine dell'attestato quantitale e il fascicolo con tutti i dati di base utilizzati, con i documenti riportanti i dati di base che attestano il fatto che quei dati sono stati raccolti in modo corretto. Se manca questo secondo aspetto, automaticamente l'APE non è valido, perché l'APE è fatto da tutti questi due, da entrambi questi aspetti. Quindi nel momento in cui vi siate oggetto di una verifica ispettiva, arrivi l'ispettore e vi chiede: mi fai vedere il fascicolo con cui, su cui sono riportati i fascicoli, i documenti? Oddio, più tardi, assolutamente più tardi, con cui sono stati raccolti i dati di base e non siete in grado di esporlo, automaticamente l'attestato perde di validità. A partire dal 1 gennaio 2016, quindi, come vi dicevo prima, l'organismo di accreditamento regionale eseguirà, sulla base di una programmazione annuale, eseguirà attività di verifica sugli attestati emessi in maniera significativa, percentualmente ridotta, perché la percentuale di attestati oggetto obbligatoriamente di ispezione andrà dal 2 al 5%, sembrano pochi, però voi considerate che ogni anno vengono registrati circa 100.000 attestati di prestazione energetica. Quindi effettuare un controllo in campo, quindi andando effettivamente a verificare che l'edificio
sia quello che è stato oggetto e abbia le caratteristiche di quello che è stato oggetto di attestazione per una percentuale del 2%, per noi che dobbiamo realizzare questa attività significa fare 2.000 ispezioni l'anno, quindi 10 ispezioni al giorno su 200 giorni di lavoro. Quindi è uno sforzo organizzativo e gestionale rilevante. Il 5% lo raggiungeremo facendo i controlli, i cosiddetti accertamenti documentali, quindi verificando i dati di base, facendo le verifiche attraverso i dati di base che ci vengono trasmessi. L'allegato A6 specifica nel dettaglio come vengono realizzate le attività di controllo da parte degli ispettori qualificati, così come previsto dall'articolo 25 ter della legge regionale 26 del 2004, proprio per coprire i costi di questa attività di controllo che, come vi ho detto prima, sono significativi. Fate presto a farci i conti, ognuno faccia i conti della serva sulla base della tariffa professionale attribuita a coloro che vanno in giro a fare ispezioni, e fate presto a trovare qual è l'onere complessivo derivante da un obbligo di questo tipo. Per coprire questo onere la Regione ha deciso di chiedere ai soggetti certificatori un contributo per ogni attestato di prestazione energetica registrato. Quindi a partire dal 1 gennaio 2016, se faremo in tempo, oppure da dopo, se non faremo in tempo e se la Giunta deciderà in merito, nel momento in cui registrate il prestato vi sarà chiesto un contributo, la cui entità è ancora a noi sconosciuta, ma credo che anche per l'esperienza delle altre regioni aggirerà dai 12 ai 15-16 euro per ogni attestato, destinati appunto a coprire la realizzazione di queste attività. Attenzione, perché come vi ho detto prima, a seguito dei controlli e delle ispezioni realizzate può essere necessario, può esservi il caso, possono essere riscontrate le condizioni per la irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, e le sanzioni previste dalla legge vanno da un minimo di 700 euro a un massimo di 4.200 euro per ogni attestato che risulti registrato in maniera non conforme alla legge, alle disposizioni normative in materia. Quindi vi ricordo anche, lo faccio tutte le volte dall'anno scorso, ma sembra che diciamo che vi aiuta, vi ricordo che voi registrate gli attestati già in questo momento, nel maggio scorso, in forma di dichiarazione sottiva di atto notorio, con tutte le responsabilità conseguenti di cui DPR 445 in materia, anche penale. Quindi attenzione, perché questa attività, che viene molto spesso presa un po' così alla leggera, no? Che cosa vuol dire fare un attestato di prestazione energetica di un edificio? Significa scaricarsi un programmino gratuito oppure comprarsi un programmino da pochi soldi di qua o di là, metterci dentro quattro dati e trascrivere i risultati. Va bene, in un certo modo. Però, cioè, con grado salis, cioè, voglio dire, il tecnico dovrebbe essere in grado di capire se il software, quindi la macchina, è caricata con i dati corretti, funzioni in modo corretto e di restituire i risultati corretti. Il sistema di classificazione, molto rapidamente, sto facendo un volume, adesso accelero molto, cambia radicalmente, con un approccio discutibile da molti punti di vista. C'è chi lo reputa corretto, c'è chi lo reputa un po' più difficoltoso, sicuramente rappresenta una complicazione metodologica non irrilevante. Quindi la valutazione della prestazione energetica dell'edificio viene fatta sulla base dell'indice di prestazione energetica non rinnovabile, quindi qui siamo rimasti conformi, diciamo così, alla vecchia versione. Si calcola l'indice P non rinnovabile e la classificazione viene effettuata su questo valore, anche se nell'attestato viene riportato anche l'EP totale, rinnovabile e non rinnovabile, però la classificazione viene fatta su questo valore. Cambia invece radicalmente il modo di classificare l'edificio. Prima avevamo un sistema di classificazione a classi fisse con dei limiti tra
tra una classe e l'altra, chiari e ben definiti. Oggi non si fa più così. Di nuovo, anche in questo caso, viene adottata la metodologia dell'edificio di riferimento, quindi si fa il calcolo per l'edificio di riferimento e il valore dell'indice B dell'edificio di riferimento viene utilizzato per determinare il discrimine fra la classe B e la classe A1. Dopodiché tutte le altre classi vengono determinate parametrando a valori predefiniti, a valori percentuali predefiniti, quel valore di indice P globale non rinnovabile dell'edificio di riferimento. Attenzione che non è lo stesso edificio di riferimento utilizzato per la verifica dei requisiti minimi, si chiama uguale, ma ha altri requisiti standardizzati di riferimento pur mantenendo la medesima geometria, la medesima collocazione dell'edificio oggetto di valutazioni. In buona sostanza, dal punto di vista concettuale, poi i software questo calcolo lo fanno in parallelo automaticamente, ma è come se voi faceste girare la macchinetta di calcolo tre volte. La prima volta la fate girare sull'edificio reale oggetto di certificazione e con caratteristiche e parametri levati in situ e calcolate l'indice P dell'edificio oggetto di certificazione. La seconda volta fate girare la macchinetta con parametri standard e determinate quindi l'indice B dell'edificio di riferimento che vi serve per costruire la scala, perché quell'indice diventa il discrimine tra la classe B e la classe A1, vi serve quindi per costruire la scala di classificazione nei confronti della quale andare a parametrare il primo valore. Poi lo fate girare di nuovo prendendo come riferimento l'edificio di riferimento, quello della delibera giunta regionale 967, quindi quello per l'edificio di nuova costruzione, perché l'attestato vi chiede anche di indicare quale sarebbe l'indice P di un edificio analogo di nuova costruzione realizzato nel rispetto delle norme specifiche. In realtà occorre farlo girare quattro volte la macchinetta perché vi viene chiesto di calcolare l'indice P anche per gli interventi di miglioramento. Quindi una volta definiti gli interventi di miglioramento dovreste far girare di nuovo la macchinetta in modo tale da trovare i limiti relativi. Quindi dal punto di vista metodologico l'approccio è più complesso, sicuramente più efficace dal punto di vista della rappresentazione grafica. Finisco, datemi gli ultimi 5 minuti. Questi sono alcuni attestati di prestazione energetica registrati, quindi non sono prove, non sono botte, ovviamente non si dice il nome, ma io lo so. Sono attestati registrati dopo il 1 ottobre 2015, cioè nella nuova versione della norma. Il software che noi abbiamo molto rapidamente, purtroppo troppo rapidamente, dovuto mettere in piedi, perché abbiamo avuto tempo dal 7 settembre al 5 ottobre, abbiamo preso un fermo macchina di 5 giorni, perché la decorrenza di legge era il 1 ottobre, ma non siamo riusciti a implementare in tempo, quindi abbiamo fatto un fermo macchina di soli 5 giorni. Il 6 ottobre vi è stato reso disponibile il nuovo software con un po' di bachi perché non abbiamo fatto in tempo a fare i test, però li abbiamo corretti e li stiamo correggendo cammin facendo. Il nuovo sistema di registrazione di attestati è molto più automatizzato del precedente, quindi in buona sostanza una volta che avete trovato quel numero EI, cioè le energie in ingresso per vettore energetico, per fonte vettore energetico, il sistema automaticamente fa tutte le conversioni che vi servono per fare la determinazione dell'indice di prestazione energetica. Attenzione però, perché i numeri devono andare, quello che vi dicevo prima, va bene i numeri di libertà, però allora se per questi, in questo caso questo è un edificio residenziale, un'unità immobiliare residenziale alimentata con teleriscaldamento sia per la climatizzazione invernale che per la produzione acqua calda sanitaria, l'indice P non rinnovabile, cioè quello che serve per la classificazione, che quindi gli risultava al signore dai calcoli che aveva fatto sulla base dei dati di base, prevedeva 52,76 kWh per metro quadro di superficie per la climatizzazione invernale e 17,33 per la produzione acqua calda sanitaria, l'indice globale a casa mia è la somma dei due, quindi è 70,09 e quello avrebbe dovuto essere l'indice di prestazione energetica caratteristico di quell'edificio sulla base del quale poi questo viene certificato. Questo signore, nessuno sa perché, ha fatto diventare questo numero 44,75. Tenete conto che il sistema fa automaticamente la somma e ve la propone, quindi è possibile cambiarla, però vi propone la somma. Vedete voi,
cioè tra una sanzione tra 700 e 4.200 euro, quanto gli dareste questo signore? Valutate voi da soli. Questo è un esempio di impianto fantasma, ma questo è veramente di scarso conto, nel senso che viene indicato la superficie utile raffrescata, poi viene indicato che non c'è l'impianto di climatizzazione estiva, per cui non si capisce da che cosa sia raffrescata. Questo ha fatto una serie di errori che meritano di essere, gridano vendetta, almeno dal mio punto di vista. L'unità immobiliare viene indicata con una superficie utile scalabile di 130 metri quadri, poi quando viene calcolato l'indice B, la superficie diventa di 261,84 metri quadri. Raddoppiando la superficie, essendo un rapporto, il risultato è che si dimezza l'indice di prestazione. Quindi è facile far diventare performante un edificio di questo tipo. In più, questo signore non ha capito la logica, probabilmente non ha nemmeno letto la norma, tant'è che non ha fatto i calcoli sull'edificio di riferimento, quindi il sistema ovviamente non ha potuto costruire le scale di la scala di classificazione necessaria per appunto la classificazione dell'edificio, quindi gli è venuto fuori un risultato dove non c'è la classificazione, che è obbligatoria invece, come vi ho detto prima. Non ha neanche preso in considerazione l'idea di fare il calcolo per l'edificio di riferimento, per cui se l'è totalmente dimenticato, e buonanotte. Qua c'è anche qui c'è una serie di errori che va tra il ridicolo o il quasi. Questo non si è dimenticato l'edificio di riferimento, ma ha utilizzato gli stessi parametri anche per l'edificio di nuova costruzione. In più anche qui c'è un impianto fantasma che non si capisce bene. Questo è un ufficio di 76 metri quadri. Allora capisco, per gli edifici non residenziali è d'obbligo anche il calcolo della prestazione energetica per l'illuminazione e per il trasporto di cose e persone. Capisco che le norme lì sono ancora un po' confuse, abbiamo poca abitudine, quindi anche noi, come dire, affrontiamo il tema con le pinze, cioè nella consapevolezza che ci sono delle difficoltà applicative, perché noi non vogliamo essere quelli cattivi che vi bastano inutilmente, sappiamo dove sono le difficoltà e siamo... come dire, vorremmo essere di vostro supporto per superare insieme le difficoltà. Però è difficile pensare per un ufficio di 76 metri quadri a una potenza installata in kilowattora di 14 kilowatt per l'illuminazione degli ambienti, non stando a caso. È l'impianto di riscaldamento. Allora, utilizzando quel parametro di potenza impiegata, evidentemente il software del signore gli ha dato un indice di prestazione energetica per l'illuminazione altissimo, 289,22 kWh per metro quadro superficie, che assommato all'indice di prestazione per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria faceva diventare l'indice di prestazione globale 353,3, che poi miracolosamente diventa 20,14. Cioè, quando parlo di numeri in libertà, cioè, sono serio, nel senso che si tratta di numeri che è difficile mettere in relazione l'un con l'altro. Sembra che questi signori abbiano fatto un'operazione tombolistica, cioè hanno preso un sacchetto, estratto dei numeri come si fa con la tombola e messo i numeri a caso da una parte o dall'altra quando il sistema glielo chiedeva. Non è così che si compila un attestato di prestazione energetica. Quello che io mi raccomando, questo sarebbe un esempio simpatico, ma ci metteremo mezz'ora solo per discuterlo, quello che mi raccomando, e che vi dicevo prima, va bene la confidenza nel software, ma la confidenza nel software e il suo utilizzo deve sempre essere mediata con la capacità tecnica e la valutazione critica da parte del soggetto certificatore che quei dati lì raccoglie, li analizza, li sistematizza e li utilizza per caratterizzare questo veramente. Scusate, sono fatta lunga e finita.